Primo numero di Mag di questo 2018, un numero ricco, ricchissimo di storie da leggere sia nel mondo legal sia nel mondo finance che in quello in house, oltre che ovviamente alle nostre incursioni nel food business. Il mio editoriale a questo numero di Mag è dedicato a un tema che mi ha molto fatto riflettere durante queste vacanze natalizie. Sono stato alle prese con la lettura di un articolo comparso sul sito di un importante quotidiano nazionale che dava conto dell'ennesima statistica riguardo il calo costante, oramai inarrestabile, di iscritti alle facoltà di giurisprudenza nel nostro paese. Un calo progressivo che sembra non essere arrestato nonostante il fatto che giurisprudenza ancora in moltissime città sia una delle poche facoltà universitarie a non avere il numero chiuso, quindi ad aprire le proprie porte a tutti coloro i quali vogliano misurarsi con lo studio della legge. Bene, questo pezzo, oltre a dar conto di queste cifre, le affiancava a un dato abbastanza sorprendente. Dice, ecco, gli avvocati in Italia arrivano dall'estero, che sembrava quasi, dice, un allarme. Ragazzi, attenzione, non sforniamo più giuristi dalle nostre università e quindi gli avvocati ce li dobbiamo andare a prendere fuori dall'Italia. In realtà poi guardando un po' più nel dettaglio le cifre, i dati, contenuti in questa ricerca, in questo report poi della Commissione europea, veniva fuori chiaramente che questi avvocati stranieri che arriverebbero in Italia in realtà sono avvocati che arrivano dalla Spagna, quindi molto probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi sono avvocati italiani che si sono andati a prendere un'abilitazione professionale in Spagna e poi sono tornati in Italia per esercitare la professione. Tutto questo per evitare quella che viene considerata la grande lotteria o la grande incognita dell'esame di Stato qui in Italia. Un esame che ancora oggi è difficilissimo, io dico spesso è più una prova fisica di resistenza che una prova di cultura giuridica vera e propria. Però, battute a parte, ciò che secondo me è interessante porre all'attenzione di chi fa le leggi, di chi gestisce le istituzioni universitarie, di chi governa la professione forense, è la necessità di cambiare, no? Quelli che sono i parametri e i paradigmi che conducono alla formazione dei giuristi di domani. Un tema molto interessante è quello che vede sempre più giovani laureati in giurisprudenza italiani andare a fare la loro prima formazione post-universitaria o addirittura le loro prime esperienze di lavoro all'estero. E questo perché? Perché all'estero ci sono dei sistemi e dei mercati che sembrano offrire delle maggiori opportunità, se non altro in termini di connessione con le richieste attuali del mercato del lavoro in questo settore. Ecco quindi che forse il dato più interessante non è tanto la fuga degli studenti dalle facoltà di giurisprudenza del nostro paese, quanto la fuga dei neolaureati o degli avvocati di domani dall'Italia. L'Italia continua ad attirare investimenti da parte delle law firm straniere, quindi se vogliamo è vero il contrario, ci sono grandi organizzazioni internazionali che scelgono l'Italia come uno dei campi in cui svolgere direttamente la loro attività. E allora il vero obiettivo della formazione universitaria italiana rivolta ai giuristi dovrebbe diventare, in alcuni casi particolarmente virtuosi, già lo sta diventando, qualcosa che si concentra sulle professioni di domani, sulla consapevolezza che essere avvocati oggi non significa più essere una cosa soltanto. Si può essere avvocati in uno studio legale, si può essere avvocati in un'impresa,
si può essere diverse tipologie di avvocati, perché non è detto che oggi un civilista possa permettersi di svolgere attività da penalista o da amministrativista o da esperto tributarista. Ecco, tutte queste diverse declinazioni della professione, del suo modo di esercitarla, delle specializzazioni in cui questa viene articolata, secondo me dovrebbero entrare nella formazione universitaria dedicata a chi si vuole avvicinare alla legge, e al suo esercizio pratico nella vita quotidiana e nella vita economica del paese. Non dimentichiamo poi le figure professionali che sono nate all'interno dei grandi studi associati o comunque degli studi organizzati, responsabili IT, responsabili comunicazione, direttori generali, direttori finanziari o amministrativi. Anche per le professioni del legale ci dovrebbe essere un percorso di formazione universitaria ad hoc.